perché pensi di vincere il derby? Ma io non lo penso di vincere, complimenti insomma. Grazie mille, io sono sicuro perché sono più forte. Bella regà e bentornati in questo nuovo video di Federico Marconi. Oggi abbiamo... Che non c'è. No, non c'è mai lui in realtà. Esatto. Quindi YU, oggi andremo a fare questo video, io e Om, intervistando due protagonisti del derby degli youtuber, un laziale e un romanista. Quali sono, Omar, i protagonisti? Beh, dalla parte bianco-celeste, ok? Dalla parte bianco-celeste abbiamo Sespo. Ok. E dall'altra parte abbiamo Sickwolf. Esattamente, quindi andiamo a chiamare subito i due protagonisti. Intervista doppia, ragazzuoli. Commentate già qua sotto con chi secondo voi vincerà il derby. E nulla, andiamo con... E perché proprio la Roma? E perché proprio la Lazio? Chiede qualcosa. Fate qualcosa. Ci siamo? No! Ci siamo? Ridillo. Come siamo? Hai sentito? Hai registrato. Partiamo. Nome: Simone. Edoardo. Cognome: Filippone. Esposito. Nome d'arte: Sequel. Sespo. Che squadra tifi? Roma. Lazio. Perché pensi di vincere il derby? Ma io non lo penso di vincere, complimenti insomma. Grazie mille, io sono sicuro perché sono più forte. E nella realtà invece chi vince? Questo è ancora peggio. Pareggio. Sarà una bella partita. Non lo so, se lo sappiamo è già la schedina. Nel derby degli youtuber d'andata ha vinto la Roma. Successo meritato? Sì, assolutamente sì. Chiedi all'arbitro. Ma... E a Federico. Ti aspetti un derby equilibrato come all'andata, magari anche con i rigori, o vedi una squadra superiore? Secondo me sarà molto equilibrato fino alla fine. Sì, stanno a suggerire risposta, cosa? Sì, sì, secondo me sarà equilibrato, spero non ai rigori perché alle 8.40 c'è il treno, voglio tornare a casa. Ah, dillo che non sei buono a tirarli. E non so buono a tirarli. Tra i due footwork che partecipano oggi, Harry Roma e Nicolas Lazio, chi sposterà di più gli equilibri? Io non li ho mai visti giocare di persona, spero il nostro comunque. Sono entrambi bravi, io li ho visti entrambi giocare, sono bravi, quindi penso si annullino tra di loro. Ed oltre a loro chi ti fa più paura e toglieresti dall'altra squadra? Evag. Io da quello che mi hanno detto è il principe, mi hanno detto che è forte. Però la vera risposta è l'arbitro. No. Quello che secondo te è l'anello debole? Sì, colpa. Ma... No, di anello debole non lo so sinceramente. Ma perché il problema è che loro giocano molto di squadre, quindi annullano sta cosa. No, non hanno un anello debole, eccezione di Sipo. Adesso facciamo un po' di sondaggi. Antoine o Cobianchi? Antoine. Entrambi bravi. Ivan Grieco o Nemos? Secondo me è un pareggio. Entrambi bravi. Vabbè, però tu Principe o Savage? Io dico Savage per il momento perché gioca da più anni alla Lazio e Principe è al debutto. Entrambi bravi, pure se dicono, cioè perché dicono il Principe è bravo, ma io non l'ho mai visto giocare, però entrambi bravi. Gigi o Marconi? Marconi perché è il mio capitano. Entrambi scarsi. No! Gigi perché è il mio capitano. E adesso forse la scelta più difficile, Sespo o Sequel? Sespo. Allora ragazzi, diteci un pregio e un difetto del vostro collega che avete di fianco. Ma calcisticamente? Quello che vuoi. È troppo ricco. Ma... È vero. E qual è? Pregio o difetto questo? questo è un pregio. Il difetto... No, anzi. Si arrabbia troppo quando a Roma perde. Ed è pregio o difetto. io lo so. Ritardatario. Ogni volta mi dice vieni in live... attacco alle 11, ma scrive alle 10.59. È vero. Allora, pregio è che è umano. E non è semplice trovare gente umana nel mondo. Che schifo. E no, e difetto è che, ragazzi, cioè, non esiste nel mondo. Gli dico vieni in live e mi dice sono a Hong Kong, santo cielo. Ma dove vai? Se dovessi vincere oggi, giocherai il super derby degli youtuber. Saresti contento di affrontare l'Inter o speravi nel Milan? Io... Sono contento di affrontare l'Inter perché nel caso vincessi, perché il Milan l'ho già affrontato e ci ho preso 9 gol. È vero che poteva essere una vendetta, però sono contento nel caso di affrontare l'Inter, che è l'altra che non ho mai affrontato. L'Inter è quella di Pirla SV? Sì. Sì. Allora premio l'altra, no! Perché sennò mi ammazzano. Mortacci loro. Durante il derby hanno ammazzato tutti. Questa è anche un'edizione importante, la decima. Voi ci siete fin dalla prima. Cosa ricordate di quell'edizione? Che erano nettamente più forti di tutti. E l'arbitro? Non rubava. No, scherzo arbitro. Scherzo, lì dietro.
No, io ricordo che eravamo in un campo a 5 veramente e stavamo facendo tipo, sai, la partita della domenica. Secondo me abbiamo anche giocato di domenica mattina. Cioè, ragazzi, veramente, veramente un livello bassissimo. E poi forse mi sono fatto autogol. Però posso dire una cosa, ci siamo sempre divertiti. Perché è sempre una partita tra amici, è vero, è vero. Cioè, appena stacchiamo, mo ci prendiamo per il culo, lui mi dà 2-3 calci. Ma quello... Però poi alla fine stasera ci sentiamo su WhatsApp, sì. E qual è l'upgrade più grande che avete fatto? Secondo me tutto questo, cioè nel senso intorno a noi ci sono tantissime persone, ci siete voi che ci state intervistando, ci sono tanta gente che viene qui per vedere un evento che secondo me è unico in tutta Italia e quindi l'upgrade è questo e ce l'hanno dato le persone che stanno fuori. Stessa cosa perché non so rispondere. Io volevo di tipo, vabbè, meglio se non lo dico, vai. Torniamo a parlare del calcio reale, chi arriva più in alto in classifica, Roma o Lazio? Come è Roma? Mi dici Lazio? Sa giocano. Dipende tutto da quello che succederà mo al derby. Sì. Per entrambi, la Roma vince la Conference? Potrebbe essere, ma è molto difficile perché saranno altre squadre forti anche. Potrebbe essere. Mourinho o Sarri? Ah, ma aspettavo che chiedessero Lazio, vince, però siete già fuori, mi dispiace. Mourinho. Puoi togliere un giocatore dall'altra squadra? Nella realtà. Chi togli? Immobile. Zaniolo. Ma ceresti lo scudetto dell'altra squadra per vincere oggi? No. Non mi frega niente che vince oggi. Quanto avete già vinto, quindi è inutile che... Sì, è vero, tanto abbiamo già vinto. E per vincere il derby vero? No, nemmeno, perché ragazzi, con tutto il rispetto, però c'è un limite a tutto. No. Canta un pezzo dell'inno della tua squadra del cuore. Che cringe. Roma, canti con Vola. Me. Roma, Prato, Roma. Dai, cringe, dai. Fai i complimenti all'altra squadra per la vittoria. Ma l'ho già fatto tipo 6 volte, continuo. Bravissimo. Complimenti, bravissimo. Complimenti. Sto a morire di freddo. Hai visto che Bergoglio ha fatto? Bellissimo. Vai, andate a scaldarvi, ragazzi. Ciao, levatevi dalle palle. Ma.